tutti quanti si possa lavorare in modo costruttivo, perché sicuramente una crisi non sarebbe compresa dal paese. Adesso, venendo dal Quirinale, sono venuto a piedi, le persone ci chiedono di continuare in una situazione così complessa, in una situazione così difficile per il paese, con tante sfide. Noi dobbiamo lavorare adesso, dicevo, alla proroga dell'emergenza, al nuovo decreto per rinforzare le misure di resilienza del paese, dobbiamo lavorare allo scostamento, domani lavoreremo per lo scostamento, il decreto ristori, abbiamo un G20, una COP26, abbiamo impegni internazionali interni, veramente delle sfide che forse così concentrate la nostra comunità nazionale non ha mai vissuto. Presidente, presidente, ma se Nancy ritira le ministre, lei si va a dimettere? Allora, io mi auguro che non si arrivi a quello, anche perché già in questi giorni io sto lavorando per definire una proposta per un patto di legislatura, un patto di fine legislatura. E io confido che tutti ci possa ritrovare intorno a un tavolo, se c'è volontà, se c'è disponibilità di confrontarsi in modo leale, in modo costruttivo. Io sono convinto che tutti si possa ritrovare il senso di una maggiore coesione delle forze di maggioranza. Noi abbiamo degli obiettivi davanti che non sono, li abbiamo già afferrati, li dobbiamo adesso declinare con le forze di maggioranza. Se ci confrontiamo c'è un dialogo politico, ci sono delle discussioni ovviamente con delle petizioni politiche, ciascuna forza di maggioranza, Italia Viva evidentemente le ha già annunciate. Ma come avete visto anche con il recovery plan, se ci si siede intorno a un tavolo in modo costruttivo poi si migliora anche il progetto di governo, le azioni di governo diventano più incisive, si migliora la qualità di vita, questo è l'obiettivo dei nostri cittadini. Se c'è quest'animo, questa volontà, voi sappiate che io fino all'ultimo giorno, all'ultima ora, lavorerò sempre per rafforzare la coesione della prossima maggioranza, ma non perché, e non ne farò mai una questione personale, per me non lo sarà mai. L'interesse dei cittadini, la sofferenza dei cittadini viene prima di tutto. Io credo che tutti coloro che hanno una responsabilità, io per primo, dobbiamo assolutamente predisporci per risolvere i problemi. In questo momento oggi l'Italia Viva possa cercare dei responsabili. Guardi, io l'ho già detto, si va avanti, è chiaro che il governo deve avere una solida maggioranza, il governo non può prendere un voto o quell'altro, quindi occorre una coesione, una solidità, anche perché altrimenti non si possono fare azioni di governo significative. Quindi senza Italia Viva lei si dimette? Io spero che non si arrivi a questo. Loro lo sanno, Italia Viva lo sanno, che tutte le volte che hanno problemi in modo costruttivo e c'è una discussione vera intorno a un tavolo con la volontà di trovare delle soluzioni, troveranno in me sempre il massimo interesse.